Alessandro Saviola. E si chiude un 2020 positivo per il settore cerealicolo mantovano. La soia ha regalato le maggiori soddisfazioni ai produttori. Vediamo. Un'annata soddisfacente 2020 che si chiude per il settore cerealicolo in provincia di Mantova. Il mais si conferma la produzione principe in termini di ettari destinati. La soia invece ha fatto registrare soddisfazione per Confagricoltura Mantova nel rapporto prezzi ai produttori. Presidente, che annata è stata? 2020 ovviamente anomalo per molti versi. I cereali cosa raccontano in provincia di Mantova? No, i cereali raccontano che è stata un'annata buona, soddisfacente. Rispetto all'anno scorso le produzioni sono aumentate, la qualità dei prodotti è stata buona e i prezzi incominciano insomma, a dare delle soddisfazioni e a crescere. Insomma. Una buona annata, quindi c'è qualche cereale che più di altri ha avuto una crescita, ha avuto insomma, Diciamo la un'ottima stagione? soia sta dando dei spunti a livello economico, con i prezzi sta andando abbastanza bene. Il mais, con le produzioni sono andate benissimo, i prezzi cominciano ad aumentare adesso, però siamo ancora un po' bassi, diciamo, però si comincia a vedere insomma, la luce, come si dice. Il mais è sempre stato uno dei cereali diciamo, di maggior diffusione qua sul territorio. E adesso ultimamente, visto i prezzi, come cominciava ultimamente a calare le superfici, speriamo in un ritorno perché insomma, è una coltura che serve per tutto l'indotto alimentare del nostro territorio.